Siamo un gruppo bancario cooperativo, nato per continuare a fare quel che abbiamo sempre fatto. Un nuovo modo di fare banca. Gli stessi principi di sempre. I veicoli commerciali, decimo giorno consecutivo di sforamento del livello massimo ammissibile dalla normativa per la concentrazione di polveri sottili. Scattano i controlli anti-inquinamento. Domani si decide se passare all'allerta rosso e bloccare anche, al mattino, i veicoli commerciali diesel Euro 4. Smog e allarme salute. Lo smog non è solo questione di blocco del traffico, ma anche di ricadute sulla salute umana. Lo dice con chiarezza Francesco Noce, presidente dell'Ordine dei Medici di Rovigo. A rischio sono chiaramente le vie respiratorie, le prime a risentirne. I dati sono allarmanti, sono circa 5.000 le morti premature ogni anno a causa delle polveri sottili in Italia. Paura in Transpolesana, direzione Verona, per il ribaltamento di un auto articolato che trasportava polli. È uscito di strada, finendo nei campi, ribaltato su un fianco. Per fortuna, nulla di grave per il conducente. Cinema in centro, si spera. Ci sarebbe un privato interessato a riaprire il cinema Odeon in centro a Rovigo, chiuso ormai dal 2008. L'imprenditore che si è fatto avanti sarebbe interessato a rilevare la struttura, aumentando addirittura il numero delle sale, ma riducendone la capienza. Nuova strategia contro le zanzare, un'offensiva in grande stile lanciata dal comune di Rovigo e dall'ULS 5 Polesana, l'azienda sanitaria, per debellare la zanzara tigre e il pericolo West Nile. Le caditoie sono state trattate con ipoclorito di sodio per debellare le uova invernali depositate dagli insetti. Telecamere anti-baby gang. Il comune investe 33.000 euro nel potenziamento della videosorveglianza in piazza 20 Settembre, nella zona del Tempio della Rotonda. Qui, infatti, nel passato anche recente, si sono registrati vandalismi ai danni del patrimonio storico, lanci di bottiglie contro le case, violente risse e anche rapine tra ragazzini. Non cedere alla paura. Non si deve cedere alla paura né fare il gioco di quanti vogliono diffonderla. Il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, invita alla calma dopo l'allarme suscitato dalle segnalazioni relative alle aggressioni subite da due giovani donne tra venerdì e sabato tra il Multipiano e via Oberlin, a opera, pare, di cittadini stranieri. Lo sport trema. Rischiano la chiusura e la cessazione dell'attività numerose società sportive e associazioni culturali della città, dopo l'invio, da parte del comune di Rovigo, degli arretrati della Tari, l'imposta sui rifiuti, cui prima queste società non erano state assoggettate, già inviati anche i solleciti di pagamento. Una rodigina alla NASA, la rodigina Lisa Milani, laureata in astrofisica a Ferrara, vive da circa 3 anni negli Stati Uniti, lavorando come ricercatrice presso l'Agenzia Aerospaziale Statunitense come esperta di fisica dell'atmosfera. Ragazzi, niente è impossibile quando qualcosa vi appassiona davvero, ha detto la ricercatrice rivolgendosi a tutti i giovani rodigini.